Stiamo entrando nella terapia intensiva destinata ai pazienti Covid, che come potete vedere attualmente è libera. Sono passati 3 anni da quando il Covid è entrato per la prima volta in Italia, 2 turisti cinesi ricoverati a fine gennaio 2020 allo Spallanzani di Roma. Oggi la terapia intensiva per pazienti Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo è finalmente vuota. Ricordo perfettamente la data. Ad Arezzo i primi pazienti sono arrivati il 5 di marzo. In quel momento eravamo relativamente impreparati sia da un punto di vista strutturale e organizzativo, e questo era normale, ma soprattutto da un punto di vista anche clinico. Poi la seconda ondata, dove le curve dei contagi e dei ricoveri hanno toccato il loro picco. Io mi porto dietro rispetto a questa esperienza l'aver provato paura, l'aver provato smarrimento sia sul piano clinico ma anche sul piano umano, ma mi porto dietro anche una grandissima prova di lavoro di squadra. Mai come in quel periodo siamo stati uniti, compatti. Oggi continua la ritirata del Covid. Lo scorso anno, nel periodo di gennaio, abbiamo avuto 45 pazienti Covid e nel mese di gennaio 2023 ne abbiamo avuti 10. Non c'è però solamente il Covid. C'è un altro tipo di pandemia, se la vogliamo chiamare. Ci sono tanti malati, tante persone che hanno bisogno della terapia intensiva, di una terapia subintensiva. E quindi è vero, il Covid ci ha impegnato di meno, ma comunque noi siamo stati impegnati su altri fronti.